Pace e bene, buongiorno. Oggi, 10 ottobre, noi ricordiamo il beato Carlo Acutis. Ascoltiamo. La vita di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante, offre un'intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana. Carlo si rivela un bambino di straordinaria intelligenza e l'incontro con Gesù sconvolge la sua vita. Carlo trova in lui l'amico, il maestro, il salvatore, la ragione stessa della sua esistenza. Senza Gesù nel suo vivere quotidiano non si comprende nulla della sua vita. Essere sempre unito a Gesù, questo è il mio programma di vita, scriveva quando aveva solo 7 anni. Carlo scrive che quando ci si mette di fronte al sole ci si abbronza, ma quando ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi. L'Eucaristia alimenta inoltre in lui un fortissimo desiderio di sintonizzarsi costantemente con la voce del Signore e di vivere sempre alla sua presenza. L'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo, diceva, emanando un fascino tale da portare alla conversione non solo quanti lo frequentavano, ma anche numerosi non cristiani. Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie, un'altra sua celebre e profonda espressione. Fedelissimo alla Chiesa e al Papa, costruisce la sua vita su un'altra colonna fondamentale, la Madonna. A lei consacra più volte tutta la sua vita, a lei ricorre nei momenti della necessità. Certo che nulla gli rifiuta. All'inizio di ottobre 2006 è colpito da una gravissima forma di leucemia, incurabile. Non si spaventa, ma dice: offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Muore il 12 ottobre 2006 e viene seppellito ad Assisi, la città di San Francesco, che più di altre ha amato, e nella quale tornava volentieri per ritemprare lo spirito. Quando sentiamo la storia di un giovane che perde la vita così presto, qualsiasi sia la causa, ci si spezza un po' il cuore e rimaniamo sempre a pensare che ci sia sostanzialmente un'ingiustizia, un qualcosa di brutto che non doveva assolutamente avvenire. Guardando la storia di Carlo, in realtà poi ci accorgiamo che questa morte non è stata poi tanto morte, perché il messaggio di Carlo continua ancora ad ispirare tante persone, soprattutto i giovani. La sua centralità dell'Eucaristia, la sua autostrada verso il cielo, un cielo che il beato Carlo ha saputo vivere già qui su questa terra e doveva comunicarlo. Questa è stata la sua grande forza. Allora ci affidiamo alla sua intercessione, soprattutto per i giovani oggi, ma anche per tutti i genitori che stanno affrontando la drammatica situazione di una malattia o di un evento terribile che li sta portando via la loro creatura, il loro figlio, la loro figlia. Affidiamo tutte queste persone, ma soprattutto, ripeto, i giovani, all'intercessione del beato Carlo e lo preghiamo. Beato Carlo Acutis, prega per noi.